giorni che io dormo vestito. Quella che ascoltate è la voce di Giuseppe Parato, farmacista molto conosciuto a Manduria, che 17 anni fa ha deciso di stabilirsi a Kiev, in Ucraina. Il paese ora in guerra sotto attacco dei russi. Il dottor Parato sta bene e nella sua abitazione sente in lontananza le esplosioni, ma dorme vestito, pronto per scendere nei rifugi sotterranei. Perché devo avere paura? C'ho l'età mia, ho vissuto benissimo. Voglio saperle affrontare certe cose, no? Sono 2 giorni che io dormo vestito. Ci rifugieremo nel parcheggio sotterraneo. È barricato in casa Giuseppe, non può e non vuole tornare in Italia e abbandonare l'Ucraina. Stamattina ho contattato un mio amico tassista, mi porti al confine con la Romania, e lui ha detto guarda che è impossibile, perché non c'è benzina, non abbiamo la benzina, l'autonomia necessaria per arrivarci, poi è rischioso andare in giro in macchina in questo periodo e aspettare gli eventi. Se è impossibile muoversi, fortunatamente a Kiev i generi di prima necessità non mancano. Oggi sono andato a fare la spesa, per esempio, con il mio amico che abita al terzo piano sotto di me, e ho fatto riserve, ho comprato pasta, sughi Barilla, brioche, io ho riserve alimentari per un mese e mezzo. Giuseppe ha fatto la sua scorta, ma l'incertezza della situazione lo tiene sempre in allerta. Intanto a Kiev le comunicazioni non sono state interrotte. Io mo sto vedendo il TG3. Per fortuna non mi hanno ancora non ci hanno tolto luce. Quindi sono caricato tutte le batterie a ricarica che ho. Ho dato disposizione, domani mi comprano qualche candela, non si sa mai. C'ho la riserva di acqua. La situazione a Kiev cambia di ora in ora. Ecco quello che ha sentito Giuseppe in questi giorni. Per fortuna nelle mie vicinanze non ci sono edifici militari, non c'è caserme, non c'è municipi pubblici. Ho sentito solo 2 botte, hanno tremato poco i vetri. Ma c'è una cosa che con lungimiranza è riuscito a custodire in Italia. La macchina, siccome sono molto previgente, a settembre io l'ho portata in Italia. Io ho una Lamborghini pezzo unico e quella mi premeva salvare. Adesso è in attesa che tutto questo inferno possa finire.